Ecco, in sintesi, quindi sono ci sei ancora? Ci sono ancora. Ci sono ancora. Quindi queste in sintesi sono alcune delle cose che sono emerse dalla ricerca e che, ripeto, ci mettono di fronte a questa contraddizione di fondo. C'è una realtà molto vivace dal punto di vista organizzativo e d'altro canto una realtà molto in difficoltà dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria. E questo è un problema che secondo me bisogna discutere molto seriamente, perché nella letteratura che io poi ho consultato preliminarmente alla ricerca, molto spesso le fondamenta teoriche del commercio ecosolidale poggiavano su una serie di analisi anche molto dettagliate che da una parte vedevano al loro centro i produttori e dall'altro i consumatori in Italia. Però nel mezzo c'è un'ampia soggettività che è costituita appunto dalle persone che partecipano alla botteghe, che non era e non è, a mio giudizio, così attentamente esaminata. E oggi va esaminata, perché qui poi la ricerca ha messo in evidenza tutta una serie di problematiche legate, per esempio, all'invecchiamento generazionale, alla necessità di stabilità professionale, all'insoddisfazione per le remunerazioni, possiamo anche dirlo in maniera molto esplicita, cioè al fatto che si vive con fatica e a un certo punto di vista della propria esistenza il fatto di dover avere un salario che magari 10 anni prima poteva anche essere accettabile. E quindi c'è oggettivamente una contraddizione che ci mette da una parte di fronte a produttori che ricavano migliori risultati da tutti i punti di vista sociali, economici, sanitari, e dall'altra parte però noi abbiamo fra loro e il consumatore finale tutta una serie di persone che, laddove sono investite professionalmente di questo tipo di lavoro, ovviamente stanno facendo molta fatica. E non mi dilungo a descrivere i termini della fatica, però nel rapporto finale di ricerca abbiamo cercato di enfatizzare questa componente, perché l'affaticamento di coloro che sono stati per esempio dirigenti storici e faticano a trovare ricambi generazionali è stato denunciato in maniera molto, molto esplicita. C'è una difficoltà a trovare nelle nuove generazioni persone disponibili ad assumere ruoli di responsabilità. C'è una difficoltà a coinvolgere il volontario in generale in ruoli che non siano prettamente operativi. E quindi c'è, come dire, un nocciolo di persone che hanno fatto la storia di questo movimento che oggi danno segni di stanchezza. E la stanchezza è legata anche alla difficoltà di avere, dal mio punto di vista, una vita un pochino meno precaria di quella che si ha, anche perché la crescita, soprattutto nel caso delle imprese più sviluppate dentro città e alto mercato, ha portato tutta una complessità, una serie di fatiche, di corse, impegni, cioè noi l'abbiamo chiamata la nostalgia da banchetto, cioè il fatto che ci sono molte persone che dicono si stava molto meglio prima, cioè quando non avevamo tanto impegno e potevamo permetterci di essere delle anime belle in fondo, nel senso che non avevamo troppo investito sul piano soggettivo, la nostra idealità era perfettamente difesa e argomentata. Oggi l'alto investimento sul piano commerciale ha delle conseguenze che si fanno sentire anche sulla soggettività delle persone. E voglio concludere con una osservazione finale. Quindi, secondo me, il tema della sostenibilità è uno dei temi fondamentali con cui bisogna fare i conti quando si parla del futuro del commercio. Non c'è ombra di dubbio che, per come sono messe le cose attualmente, la cura dell'aspetto motivazionale, la cura dei volontari, la formazione sistematica, il fatto di
far sentire le persone come partecipi di una, noi l'abbiamo chiamato una comunità interpretativa, cioè il fatto di sentirsi comunque come un movimento costituisce una condizione sine qua non per il futuro e quindi anche per la sostenibilità, proprio perché la sostenibilità qui non è una sostenibilità puramente economica. E quindi è evidente che le politiche di sviluppo dentro CTM Alto Mercato, ma io credo più in generale, non possono prescindere da questo tipo di aspetto extraeconomico, cioè dal fatto che se tu non rigeneri la motivazione continuamente nelle persone, il rischio che il movimento che ha visto un'ascesa così rapida possa anche assistere a una discesa, magari non altrettanto rapida, però comunque una discesa, perché le persone poi invecchiano e se non si trova un ricambio generazionale, tutti i movimenti in qualche modo hanno un andamento sinusoidale per cui prima si va su e poi si va giù. E quindi c'è un problema oggettivo di formazione intesa appunto in questo senso, come motivazione profonda delle persone. Ma c'è anche un problema che invece è poi strettamente legato agli aspetti economico-finanziari, cioè qui se da una parte dobbiamo comunque fare questo tipo di sforzo, dico dobbiamo perché mi sento pienamente coinvolto in questa operazione, però poi c'è un problema che è invece legato alla capacità di superare alcuni vincoli di carattere squisitamente economico-finanziario. E qui c'è un ragionamento che secondo me va fatto intorno al posizionamento del consorzio CTM Alto Mercato e del movimento del commercio equo rispetto al terzo settore in generale. L'impressione che io e altri ricercatori abbiamo avuto è che sostanzialmente il commercio equo solidale abbia dato risultati estremamente positivi in termini di capacità di mobilitazione popolare, diciamo pure, e anche in capacità di impatto sui produttori, ma abbia avuto la caratteristica, ne accennava anche Giorgio in apertura, a una certa autoreferenzialità. Il termine autoreferenzialità è molto ricorre in alcuni testi e secondo me identifica bene il problema. E identifica un problema che non è solamente di carattere politico-culturale, è anche un problema di carattere economico. Perché? Perché per esempio io mi sono reso conto che il commercio ecosolidale è rimasto al di fuori di tutta una serie di normative che negli ultimi anni hanno via via cercato di agevolare le varie figure del terzo settore, quindi non è riconosciuto nella legge 381, non è riconosciuto nella legge sull'impresa sociale, non è riconosciuto come onlus e quindi è in qualche modo rimasta fuori da tutta una serie di benefici che invece beneficiano le altre realtà del terzo settore, che sono benefici di carattere fondamentalmente fiscale. E questo credo che sia un terreno che poi andrebbe quantificato e misurato, però è un terreno che sicuramente potrebbe recare dei benefici, dei vantaggi al commercio ecosolidale. Per esempio la riduzione dell'IVA, l'esenzione la detrazione fiscale del consumo ecosolidale, cioè ci sono tutta una serie di misure che secondo me potrebbero in qualche modo, e non solo lo potrebbero ma lo dovrebbero, perché probabilmente questa condizione in qualche modo di autoreferenzialità impedisce al commercio eco di comunicare al pubblico in senso lato tutte le sue tutto il suo valore in termini di funzione sociale, cioè l'utilità sociale di cui il movimento del commercio ecosolidale è l'attore, è un'utilità sociale che è solo in minima parte riconosciuta dal punto di vista normativo, ma è solo in minima parte riconosciuta anche dal punto di vista del pubblico. Cioè esistono delle potenzialità che sono potenzialità di tipo economico che dipendono dalla capacità in qualche modo di una maggior compenetrazione con la società civile organizzata e con lo Stato.